Il diritto all'ambulanza e il gioco delle tre carte. Articolo pubblicato sul Movimento Libertario. Eccolo. È un'opinione molto diffusa che chi evade le tasse non ha diritto all'ambulanza. Lo ha detto per esempio Bersani. Ma in realtà non esiste né il diritto alla salute né il diritto all'ambulanza. Vediamo perché. Tutti siamo convinti, anche Bersani, che lo stupro e il genocidio, per esempio, rimarrebbero azioni legittime anche nel caso in cui una maggioranza riuscisse a far approvare una norma, quindi una legge Fiat, che li legalizzasse grazie al positivismo giuridico. Prima di proseguire nel ragionamento, apriamo una piccola parentesi. Può sembrare che questo esempio sia assurdo, cioè che si possa legalizzare lo stupro e il genocidio. Ma in realtà nello Stato moderno non c'è nessuna legge, in teoria, al di fuori del potere dell'autorità politica di abolirla o di emendarla. Cioè i legislatori in Occidente preferiscono astenersi ancora dall'interferire in alcuni campi dell'attività individuale, come parlare, scegliere il coniuge, indossare un determinato tipo di abbigliamento o viaggiare. Quindi i legislatori scelgono di astenersi dall'interferire in questi campi, ma potrebbero effettivamente interferire, cioè hanno effettivamente il potere legale di togliere queste libertà individuali. Questo perché il sistema istituzionale e precisamente il positivismo giuridico e la legge Fiat consentono anche questi interventi. Chiusa parentesi, torniamo al ragionamento di prima. Una persona, diciamo per esempio Bersani, non può coerentemente sostenere che stupro e genocidio rimarrebbero illegittimi anche se legali e legalizzati da una norma Fiat, e contemporaneamente ritenere che esista il diritto alla salute. Il motivo per cui non è coerente sostenere queste due posizioni è che queste due posizioni si basano su due idee di legge diverse, anzi opposte. Lo stupro e il genocidio rimarrebbero comunque attività, azioni illegittime, anche se fossero permesse, cioè rese legali, oppure addirittura svolte dall'autorità. Questo perché, l'idea di legge che c'è dietro è la legge con la L maiuscola, cioè quella regola generale e negativa di comportamento individuale che è valida per tutti e anche per lo Stato e che, dà a tutti il diritto a non essere aggrediti dagli altri. È una regola negativa perché sappiamo che dice soltanto quello che non si può fare agli altri. Questo principio generale, cioè la legge con la L maiuscola, la legge è il limite al potere e anche l'autorità politica, deve rispettarla e anche difenderla perché è una legge che esiste indipendentemente dall'autorità politica e l'autorità politica va rispettata, soltanto fino a quando difende questa legge, questo principio generale di non aggressione. Come sappiamo, questa legge è il risultato di uno spontaneo processo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo, quindi un ordine spontaneo e non è una legge arbitraria. Al contrario, invece, il diritto alla salute, si basa su un'altra idea di legge, che è la legge positiva, o la legge Fiat, cioè il positivismo giuridico. In questo caso la legge è un provvedimento particolare che ha la funzione di conseguire un particolare obiettivo o una situazione desiderata da chi ha il potere. In questo senso la legge Fiat è inversa alla legge, perché per garantire il diritto alla salute deve necessariamente violare la legge con la L maiuscola, infatti viola il diritto di proprietà di coloro a cui vengono estorte le risorse necessarie, cioè in tasse, per finanziare questo diritto, cioè per conseguire la situazione desiderata del diritto alla salute. Inoltre, a differenza della legge vera, che è una legge generale indipendente dalle situazioni materiali particolari, la legge Fiat invece è mossa proprio da obiettivi e situazioni particolari che l'autorità politica vuole raggiungere. La legge Fiat è proprio lo strumento con cui l'autorità politica impone la sua volontà per raggiungere determinate situazioni particolari desiderate, come il diritto alla salute. Quindi la legge Fiat è una decisione dell'autorità ed è arbitraria. Inoltre la legge Fiat è limitata sia nel tempo che nello spazio, vale soltanto dal momento in cui l'autorità approva quella legge Fiat e vale soltanto nell'ambito territoriale stabilito. Al contrario, la legge non ha limiti di tempo né di spazio,
valeva anche prima di essere stata scoperta e non conosce confini geografici. Quindi, riassumendo il ragionamento, difendere il diritto alla salute, il diritto alla casa, il diritto al lavoro e tutti i diritti relativi a situazioni materiali desiderate è una posizione logica incoerente con quella di ritenere illegittimo l'Olocausto, per esempio, perché si sta adottando a seconda dei casi due idee di legge incompatibili fra loro e opposte. Quando rivendichiamo il diritto alla casa, alla salute, al lavoro e così via, stiamo adottando la legge Fiat, il positivismo giuridico. Quando invece riteniamo illegittimo l'Olocausto, stiamo adottando la legge con la L maiuscola. Questa doppia posizione è incoerente perché si adottano idee di legge opposte a seconda del caso particolare di interesse. Un po' come se un astronomo adottasse il modello geocentrico o il modello eliocentrico nelle diverse applicazioni. Quindi non è corretto ricorrere alla idea di legalità o a quella di legittimità, cioè la legge Fiat oppure la legge con la L maiuscola, a seconda di quale delle due è in linea con i nostri desideri. Questo è un polilogismo e le attuali democrazie totalitarie e più in generale gli stati moderni lo sfruttano per adottare l'idea di legge che è favorevole al potere politico, cioè il positivismo giuridico.